Quello là che pulisce le scarpe, quello. Come si dice? Ciabattino. È una persona che vende i cappelli. È un attore comico. Mentre giocava col telefono è andato a sbattere contro un palo e quindi è uscita questa gobba sulla faccia, per questo ce l'ha storta. Pulisce le case. È un attore di film romantici. Sai, quelli che riparano le luci. Il pagliaccio. Un mago, batterista, vigile, uno strano. Un poeta che ha scritto la sua prima poesia ed è contentissimo. Potrebbe essere un ragazzino innamorato, però non sa scegliere se restare single o fidanzarsi. Una vecchina che si vede con le amiche in chiesa. Questo è un clandestino. Uno schiavo africano che è disperato perché fa lo schiavo. Lui potrebbe essere mio nonno mentre sta andando in guerra. Un giudice. Il giudice. Un mago che fa sparire le persone. Questo è uno che guida ubriaco. L'uomo che ha portato la pace in tutto il mondo perché ha fermato la guerra quando stava per scoppiarsi. È un signore molto arrabbiato. Che fuma molto, che fa uscire il fumo dal naso quando respira. Per questo i baffi gli sono cresciuti storti. Vende i fazzoletti. Non ha nessuno con cui stare, i suoi genitori sono morti e non ha figli né moglie, e allora l'unica cosa che gli resta è il lavoro. Però ha un carattere molto brutto. Questo è uno che è stato dipinto, cioè è molto più brutto di così, però ha chiesto a questo suo amico che l'ha dipinto di dipingerlo bene. Questa qua è la vera faccia di quello di prima.